Ragazzi, allora, nel video di oggi sono curiosissima di andare a provare questo prodotto che mi ha consigliato, tra l'altro, una di voi nei commenti qualche video fa. Grazie mille per il consiglio. Allora, che cosa ho comprato, ragazzi? La Arteza, non ho idea di come si legga. Questa marca qua la conosco da un po' perché fa, beh, molte cose creative, anche colori, acrilici, via dicendo. Anche mia madre me ne parla sempre molto bene, perché lei, sapete, che fa molti progetti con i colori, e mi ha detto che questa marca è una delle migliori. Quindi quando ho visto che c'era in vendita una confezione dell'Arteza con 42 colori di Fimo, perché sostanzialmente questa è polymer clay, quindi pasta polimerica uguale al Fimo, insomma, a 27 euro, ho detto: ok, cosa, com'è possibile? Visto che è una marca buona, mi aspettavo la loro, quando ho scoperto che esisteva il loro fimo, mi aspettavo costasse una marea, e a quanto pare no. Mi è appena venuto in mente un dubbio, mettete in caso che mi piace? Venderanno i colori singoli? Non ne ho idea, in effetti non ho fatto caso, perché appena ho cercato su Amazon c'era il kit. Ma ora, ragazzi, sono stra curiosa di vedere com'è. Adesso ovviamente lo andiamo a provare insieme, mamma mia cavallo. Allora, ecco qua, qui ci sono tutti i colori che ci sono dentro, vedete, sono tantissimi. E ora apriamo. Allora, beh, ma questo c'è in qualunque kit si compri, è sempre identico. Com'è uguale a quello? Oddio, è uguale a quello di Wish. E qui c'è, vabbè, anche questo, la mollettina, la spilla, alcuni chiudini, alcune perline, alcuni phone strap, le solite cosine. E queste sono tutti i panetti un po' schiacciati, in effetti. Quanti sono? Vabbè, ve lo sapete quanti sono? Sono 42. Adesso, ragazzi, voglio tirarli fuori. Oh mio Dio, guardate quanti sono meravigliosi. Oh mio Dio, ma questo è azzurrilla. Oh mio Dio, ragazzi, il mio colore preferito. Cioè, aiuto, sono tantissimi. Lo so che c'era scritto che erano 42, però da lì a vederli dal vivo, ma questi sono uguali. No, uno è un po' più scuro. Sono bellissimi. Ecco, no, questo non è proprio bellissimo. Allora, analizziamoli un attimo, prendiamo il bianco. Allora, sono panetti da 28 grammi, quindi quelli di Fimo sono 54, non mi ricordo, una roba del genere, quindi sono un poco più della metà. Sono fatti così, vedete, hanno le righine, io adoro le righine, sono veramente comode per prendere i pezzetti di pasta. E soprattutto io non ho trovato scritto a che temperatura cuoce, perché non c'è scritto neanche qui. Ok, la temperatura 163 gradi, ma cosa? Perché quel 3, vabbè. In un forno 163 gradi per 15, dai 15 ai 30 minuti. 163 gradi? Il Fimo cuoce a molto meno. Adesso questa è, ok, questa è una notizia negativa, nel senso che mettete in caso che voi volete comprare questo kit, vi piace e quindi volete continuare a prenderlo, però avete come me del Fimo, non si possono usare insieme, non si può usare ad esempio un po' di questo bianco e un po' di Fimo marrone insieme, né mischiato né non mischiato, perché semplicemente se io vado a cuocere il Fimo a 163 gradi il Fimo si brucerà e il Fimo non si deve bruciare. Quindi vabbè, se si usa da sola benissimo, però appunto non si può mischiare col Fimo. Aiuto, ragazzi, quanti colori, questi sono bellissimi, oh mio Dio, guardate che bei colori, sono meravigliosi assolutamente. E adesso assolutamente voglio andare a provarlo, perché sono stra curiosa, mamma mia quanto sono belli. Questo è un color biscotto, no, questo è oro, scherzato. Allora, io che cosa andrò a fare adesso per provarla? Non uccidetemi, ma andrò a fare un cupcake. Perché dico non uccidetemi? Perché bene o male faccio sempre quello. Ma perché intanto se io voglio provare una pasta, fare sempre la stessa creazione mi sembra il modo più intelligente per capire la differenza tra una e l'altra, soprattutto perché io i cupcake sono abituata a farli moltissimo, quindi capisco meglio se c'è qualcosa di diverso nella pasta che uso. Inoltre voglio anche provare a vedere se mischiandolo con l'acqua si crea la glassa stile cupcake, quello è anche quella una cosa che mi interessa. Allora, che colori lo faccio? Mio Dio, ci sono i colori troppo belli. Non lo voglio fare con i colori soliti. Aiuto, ci sono dei colori pazzeschi, non so scegliere. Sì, però se non lo faccio con almeno una parte color pasta di pasta, tipo pastella, fa schifo, quindi almeno una parte la devo fare di colore realistico. Stavo cercando di capire se c'era un colore particolarmente adatto per fare il color biscotto, pastella, via dicendo. È strapieno di colori meravigliosi, però in quanto color biscotto andiamo male. Questo sarebbe il più somigliante probabilmente, però è l'oro, ha proprio l'effetto perlato.
potrei farlo color cioccolato, è una parola un po' grossa, insomma. È un color cioccolato bello brutto questo, cavolo. Mischierò questi due colori per fare un color cioccolato. Non sono assolutamente sicura che funzionerà, ma ci proverò. La base la faccio... Sono tutti così belli. L'altra volta quando ho provato la pasta di Wish ho usato questo colore, che è meraviglioso tra l'altro. La fotocamera sembra diverso. Ho un'idea, voglio provare questo. Punch pink, a me sembra un arancione fluo comunque. Ecco, essendo un colore fluo dalla fotocamera non lo sembra, sembra un arancione normale. In realtà, cavolo, lo è davvero tanto. E quindi fidatevi, vi giuro che è un colore fluorescente. Come anche questo, si vede che è fluorescente. No, sembra pastello dalla fotocamera. Questo si vede un pochino che è fluorescente. Allora, intanto per cominciare, se riesco a spostare tutti i panetti, devo prendere un po' di questo e farci la base di cupcake. Ma, cosa molto più importante, c'è da fare il test della maneggevolezza, sentire se è morbido, se è duro. Sembra abbastanza morbido, speriamo non troppo, sapete che non sono proprio amante delle paste morbide, tutte lo sono, tipo, quindi insomma, molto male. Non so bene come aprire questa confezione, quindi ho semplicemente fatto un'apertura così. Ecco, vedete? Adesso prendiamo un po' di pasta. Oddio, sembra morbidissimo, no, ti prego. Voglio piangere tantissimo, ragazzi. È molto, molto morbida, sì. Non è una consistenza brutta, nel senso non sembra malissimo, però è un po' appiccicosa e molto morbida. Quindi... Ai, molto male, moltissimo. Davvero sono così incapace a prendere le misure? Ecco, cioè queste cose non dovrei poterle fare con il fimo, con una pasta tipo il fimo, capite? Mi metto a piangere, vabbè, continuiamo, aspettate, devo tirarla fuori ora che ho la misura giusta, la ritiro fuori e la rimetto. Bene, ora... Vediamo se riesco a fare la parte di sopra di questo cupcake, che è il cioccolato, mischiando questi due colori. Questo in realtà sembrerebbe già un color cioccolato in confronto a questo, che si chiama milk chocolate, ma è color palude e morte. Però voglio mischiarli un po', perché questo è un colore, è sicuramente molto più caldo dell'altro, del milk chocolate, però lo è troppo. E quindi per questo voglio fare un mix, secondo me viene bene. È da ieri che ho sta macchina, non viene dietro, non ho idea di come me la sono fatta. Allora, ne serve davvero poco, per la parte di sopra del cupcake. Oh mio Dio! Oddio santo! Ragazzi, io non riesco a capire perché tutte le ditte fanno le paste così morbide. Forse è per farle comprare dai bambini? Boh, perché tutte le persone che conosco che lavorano in Fimo e lo lavorano da un po', Non amano per niente le paste morbide. A parte Nerdy Crafter, non so se la conoscete su YouTube. Lei è l'unica persona che lavora il fimo da tanto e le piace il fatto che le piacciono le paste morbide. Mai capita sta cosa, onestamente. Ci ho fatto un taglio, ma è così molliccia che comunque non ha seguito il taglio. Si è staccata da sola, ragazzi. Lo so che io nei video mi lamento spesso, portate pazienza, però capite anche voi che ero così contenta di averla comprata. E cioè, io con questa consistenza non penso proprio che la userò, quindi... cosa me ne faccio di tutti questi panetti adesso? Non posso nemmeno rivenderli, nel senso li ho aperti, essendo che li sto provando, quindi non lo so come farò. Sicuramente il fatto che sia morbido è facile per mescolare i colori, quello sicuro. Sono così belli, mi viene da piangere, ragazzi, vi giuro. Lo so che non sono questi i problemi della vita. Ecco, vedete? Guardate, questi sono i due colori iniziali. Il colore adesso è questo. A me non dispiace per niente questo mix adesso per fare la parte di sopra dei cupcake effetto cioccolata. Non mi dispiace per niente, è molto carino. Essendo che volevo farlo un po' realistico, ne ho fatto troppo. Allora, metto sopra. Ho scoperto che tra gli attrezzi che ho c'è questo. Ed è veramente comodo per fare questa cosa, tipo per... Oddio. Ma che è? Ma lascia pezzi bianchi. Ehi, stai calmo. Ma che cavolo... L'altra volta non me l'ha fatto, vabbè, ma l'altra volta non ho usato un colore così scuro. Che è successo qui? Ma che cavolo? Guardate qua. Ma che cavolo? Vabbè, provo ad usare l'altro lato. Però voglio prima dargli la forma meglio, così è più facile. Devo appiattire meglio i lati. Niente, anche questo lascia residui. Ok, con quello scuro non lo posso usare, evidentemente.
Usiamo il normale spazzolino, che però non è molto comodo perché ti ricordi in questo modo, quindi uso le dita semplicemente. Texture, ormai vi ho fatto vedere così tante volte come faccio i cupcake che lo saprete a memoria anche se non avete mai usato il filo. Bene, ora voglio provare a fare la glassa. Io di solito come la faccio? O con fimo appunto mischiato con acqua o con fimo mischiato con fimo liquid. Stavolta provo semplicemente con l'acqua. Dunque la base l'ho fatta di questo colore sopra per farlo stare in tema di colori super mega appariscenti. Potrei abbinarci il giallo fluo, arancione fluo e giallo fluo. Fa un po' schifo effettivamente. Però non so cosa abbinare con l'arancione fluo. No, scusate, così è troppo brutto. Magari questo, che è un colore più... Questo lo vedete giusto dalla fotocamera, un po' più aranciato, non è fluo, ci sta meglio, sì, dai. E poi honey, può essere glassa al miele. Non credo che esistano i cupcake con la glassa al miele. Di base l'operazione più importante per fare questa cosa è ammorbidire il fimo più possibile. E cosa che non è molto difficile perché è già ammorbidito tantissimo. Quindi... adesso devo continuare a cercare di ammorbidirlo bagnandolo. Molti dicono che questa cosa non va bene, non ho mai capito perché, ragazzi, lo faccio da anni, mai ho avuto il minimo problema, anche dopo cotta la creazione, e ho delle creazioni che ho fatto così con la glassa così dopo anni è perfetta, non ho mai veramente capito perché dovrebbe dare problemi, perché non me li ha mai dati, mai. Poi chissà, magari con questa pasta è diverso. Anche perché io ho un problema, ragazzi, non so se riuscirò a cuocerlo bene, perché io il fimo lo cuocio in un fornetto che è vecchissimo, e io avevo cominciato ad usarlo all'inizio per quando giusto avevo provato il fimo, e non c'è scritta la temperatura su quel fornetto. Me ne ero sempre fregata perché si cuoceva bene le creazioni, quindi l'importante era quello, però io non uso la temperatura. Però se quel fornetto cuoce bene il fimo, a questo punto forse non riuscirò a cuocere bene questo. Però ragazzi, io non vorrei dire, ma non sta assolutamente cambiando niente qua, anzi. Niente ragazzi, io lascio perdere, l'acqua non funziona, quindi non so come sia possibile che il fimo funzioni mischiandolo con l'acqua, ma questo no, perché la consistenza è esattamente quella di prima, proprio l'acqua la rigetta. Provo a farla con il fimo liquid, che poi è Scarpe Liquid, un'altra marca, vabbè. Speriamo che così funzioni, perché sennò è un peccato, insomma. No, più che altro che essendo anche questa una pasta polimerica, quindi uguale al fimo, non vedo come mai non funzioni l'acqua. Cioè, anche con il primo funzionava, con tutte le paste che uso. Sta funzionando, ci sono alcuni punti in cui non si stacca più dal piano, fantastico, molto promettente, però sta funzionando, dai. Forse riuscirò ad ottenere questa benedetta glassa con calma. Dio mio, la consistenza finora è disgustosa, spero veramente che migliori. Allora, io la sto mescolando davvero da un sacco di tempo. È cremosa, però è anche un po' grumosa, io non lo so. Il problema è che se ne metto ancora diventa troppo liquida, quindi boh. Non penso che debba fermarmi qui. Spero che il risultato non faccia troppo schifo. E proviamo a metterne un po'. Dio, che colore è diventato. Ah. E cuocendo si dovrebbe... Vedete che è tutto grumoso, che schifo. Non mi è mai successo col fimo una roba del genere. È terribile. No, vabbè, ma è disgustosa, raga. Cioè, voi direte, probabilmente non hai schiacciato bene tutti i pezzetti di pasta dura. In teoria si erano già sciolti. Li ho schiacciati molto bene e si erano già sciolti. Non capisco, è terrificante. Oh mio Dio. Va bene, è terrificante, proprio non si può guardare. Adesso lo metto in frigo 10 minuti perché si deve solidificare, sennò appena lo tiro fuori si deforma. E dopo lo metto in forno giusto per capire se si cuoce. E basta. Comunque finora, vabbè, cioè non credo che possa mai più cambiare niente ormai, ma devo dire che avevo grandi aspettative perché l'Artisa è una marca che io so essere buona e quindi sono sinceramente molto delusa. Ragazzi, questo è il risultato finale, non ho fatto l'effetto crème brûlée e semplicemente io l'ho cotta allo stesso tempo del fimo, nello stesso fornetto del fimo, e qua sotto sarebbe tutto ok, ma la glassa si è bruciacchiata, quindi non lo so, contando che la temperatura è sicuramente più bassa, forse mi sta dicendo che non dovevo fare la glassa con questo, anche perché in effetti il cupcake è molto carino se non si guarda la glassa, quindi sì. Quella decisamente non andava fatta, però è stranamente rimasta abbastanza lucida. Non è molto strano. Però sì, cioè, come avete visto,
non è proprio un granché. Ah, prima, quando ho staccato, ho continuato a mescolare per vedere se riuscivo a farla diventare meno grumosa e non c'è stato niente da fare, quindi direi che le glasse con questa pasta sono da bocciare. Per il resto, se avete un forno, magari migliore del mio, anche se in realtà per il resto, te l'ho detto, non sembra male, e se non vi crea problemi la pasta morbida, allora vi può piacere. A me non piace perché è davvero troppo morbida, a prescindere dalle glasse, che fa voi anche lo stesso, però è davvero troppo morbida, io non mi ci trovo, mi sembra di usare del pongo, no, davvero, per me è no, purtroppo, mi dispiace tantissimo, ma per me è no. Bene ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao! Thank you.